Lì tra l'altro ci sono tutte le cose per arrampicarsi. Ah, qua tra l'altro c'era bisogno della chiave. Va bene, la chiave ce l'abbiamo, andiamo ad usarla. Chissà che non ci faccia tornare giù o non ci faccia salire su. Scopriamolo. Una grande grossa scalinata. E tanti piccoli nemici. Vediamo se posso giocarmela dalla distanza. No, perché i proiettili non hanno tutta questa distanza. Mamma mia, che fregatura. No, forse in realtà era il gioco che ti impediva di farlo. Madonna mia. Da quando abbiamo rispeccato il personaggio, riusciamo a tirare fuori di quelle combo veramente terribili. Sono abbastanza corto. Dai. Vieni qua. Oh, comunque fanno male le stronze qui, eh. Mamma mia, gli spacco la faccia a tutte e tre. La pistola non serve a una sega di nulla. La pistola non serve veramente a niente a livello di danni. Bello! Questo sì che è un bel nemico. Sono elettrico. Questo vuol dire che secondo me il mio scudo non serve a un cacchio di nulla. I miei danni perforanti a qualcosa servono, amico. Dai. Vieni, vieni. Vieni, vieni, provaci. Forza, forza. Serve altra cosa. Eccotela te. Ecco fatto. In realtà basta proprio passargli di lato e il nemico è una cavolata. Però è bello. Però bel design. Complimenti. Dove devo andare? Di qua. E qui abbiamo un amuleto da prendere. Grazie. Una luce. Vabbè, tutto uguale. Tutta la stessa roba alla fine. Ecco appunto. Grazie. E ora possiamo proseguire da questo lato. Grazie anche della pergamena sacra dell'arbitro delle anime. Perfetto. Che ancora non ho capito a cosa serva. Vediamo qua dove andiamo. Siamo al di sopra del terzo piano, dove esattamente c'erano i pezzi in cui ci potevamo arrampicare. Quindi vai dall'altro lato. Madonna mia. Ogni tanto pensi non ce la fa. Però per fortuna, per fortuna alla fine morte ce la fa sempre. Grazie. Però mi chiedo la zona 2. Come mai? Ah, qua era dove... Ok, dove c'era il cristallo. Mi chiedo come mai la zona 2 sia bloccata. Ecco fatto, grazie. Sono sicuro che sti cristalli non li prenderemo mai tutti. Ma proprio zero totale. Vediamo di qua invece dove proseguiamo. Allora, di qua... Ah, aspetta, so dove siamo.
Qua era dove esattamente prima dicevo non so come arrivare al forziere. Eccolo là. Però aspetta, un po' più in alto magari. Eccoci qua, Dio mio. Non fare mai più queste cose così avventate. Ok, una falce, un po' di soldi, vabbè. I soldi purtroppo non sono niente di eccessivo, ma sicuramente molti di più rispetto a quelli che prendevamo all'inizio del gioco. Quello poco ma sicuro. Vai dall'altro lato. Di qua. Eccoci qua. Ogni tanto ho paura veramente che non si aggrappi. Ho veramente questa terribile paura. E mi chiedo perché non possiamo fare la discesa veloce. Non serve che lo buttiamo di sotto questo. Non avrebbe senso, giusto? Anzi, forse adesso apriamo un ponte che ce lo fa portare di là. Ovviamente. Primo pensiero, forse devo buttarlo di sotto. No. No, no, no. Non fare cagate. Vediamo, posso? Ecco fatto. Lanciarlo veloce. Ho appena fatto una combo bellissima che non sapevo di poter fare. Triangolo, quadrato. Bellissimo il lancio, fighissimo. Ah, ho capito. Aspetta, forse ho capito, aspetta. Forse. Eh sì, lo sapevo. Adesso il secondo piano non è più bloccato. Ora ci dobbiamo rifare tutto il percorso all'indietro. Per la gioia di Grandi e Gechini, ci rifacciamo tutto il percorso al contrario. Questo vuol dire che finalmente il secondo piano è di nuovo accessibile. Ma non più il primo. Ora arriverà il tizio. Perché hai dovuto ficcare il naso per forza nei nostri affari? No. E si prosegue la nostra scampagnata. Questa mi sa tanto di arena di combattimento. Ma proprio tranquillamente anche. Guardia sigilli, rianima il guardia, sconfigge il guardia sigilli. Nessun problema. Benvenuta, morte. Ah, è lui il guardia sigilli. Io pensavo fosse un tizio così a caso questo. Interromperesti il mio sonno? Sì. Non avresti dovuto uscire dalla tomba? Beh, sono qui proprio per quello. Allora, mio caro guardia sigilli, ti chiedo un secondo che mi riorganizzo. Ad esempio, mi rimetto il mio talismano bello, che questo non serve a un cazzo di nulla. E ora possiamo combattere. Beccati questi. E beccati anche questo. Madonna mia. Ti devasto ora. Oi, scheletri grossi qua, eh. Madonna mia, ho ricaricato tutta la barra in mezzo secondo. Morte, abbandona la speranza. Ecco fatto. Non puoi controllare ciò che è. Madonna mia. Mi ricarico uccidendoti tutti i minion ora. Sono anche salito di livello. Ti arrendi? Sì, mi arrendo. Allora ti porterò dal tuo re. Ai tuoi ordini. Va bene. Punto abilità ottenuto. Ma devo portarlo veramente? Ah no, ok, meno male.
Interdizione. Usa l'interdizione in un cerchio di evocazione per chiamare il signore dei morti. I signori dei morti possono attraversare le grate e interagire con gli oggetti. I signori dei morti attaccheranno automaticamente i tuoi nemici. I signori dei morti si trasformano in pietra per attivare le pedane a pressione. Ah, abbiamo dei minion, insomma. Ah, quindi è davvero un oggetto utilizzabile. Tieni, becca. Al tuo servizio. E come faccio a usarti così? Come desideri. Ah, sei proprio servile a bestia ora. Grazie. E posso usarlo anche per... Grazie, vieni. E posso usarlo anche come rampino. Ma che figo. Non c'era mica... Allora, aspetta un secondo. Non c'era mica uno di questi nel primo piano, tra l'altro. Non c'era una di queste pedane? E possiamo scendere di sotto passando di qua. Sì. Eccola qui, perfetto. Vai. Sono lì, per favore. Dalla polvere. Ho sbagliato. Vai al là, per favore. Vai lì. Come desideri. Bravo. Tanto mi sa che sono solo minion che ci servono solo a quello, quindi... Vediamo cosa c'è di qua. Forzieri. Uno dei miei premi preferiti. Oh. I cosi che tengono le armi nascondono sempre qualche bella sorpresa. Ecco, nascondono sempre qualche arma. Vediamo anche questi. Vabbè, non è un'arma però. È pur sempre un oggetto. Guarda qua che culo. Falce. Ed è una falce blu. Fermo, cosa abbiamo appena trovato? Era un'arma posseduta quella? È un falcione posseduto. Bestiella. Finalmente. Una bella arma posseduta. Una bella arma. Vediamo. Sì. Sai che mi piace? Anche a livello di design mi piace un casino. Vediamo come possiamo potenziarla. Brocchieri, tante care cose. Allora, se gli do appunto i brocchieri, non ci guadagno nulla perché non ha ancora dei potenziamenti che sono condivisi. Quindi, proviamo a dargli in pasto qualche arma inutile. Ad esempio, energia per colpo critico, però sì, se la prende perché ce l'ha. Danni da fuoco e danni da colpo critico. Io vorrei puntare sui danni da colpo critico. Quindi, aspetta un secondo. Beccati questi. Ecco fatto. Quindi, energia da colpo critico aumentata, probabilità di colpo critico abbiamo. Va bene, va bene. Se riuscissimo anche a portarci collera da colpo critico però non sarebbe male. O anche la difesa. La difesa sarebbe un ottimo potenziamento da portarci di là. Forza e danni da fuoco. Mi sa che non abbiamo più spazio per altri tipi di potenziamento, sai? Mi sa che abbiamo raggiunto il cap già di base. Va bene, cari brocchieri, siete stati una spesa dannatamente inutile, quindi ti ringrazio. Ciao! Energia da colpo critico. Sì, sì, direi che per adesso abbiamo una buona selezione di armi. Abbiamo l'arma veloce che sono le nostre falce, abbiamo la nostra arma pesante che... Beh, fa un bel po' di danno. Guarda, sono contento del nostro acquisto. Prendiamo il caccolozzo. Facciamo saltare in aria la porta. Grazie. Che sicuramente... Quel simbolo lì? Mi sa che c'è un nemico forte qua sotto, eh. Mi sembra strano. Va bene, evochiamo il nostro amico. Ai suoi ordini. Lo mettiamo qui. Sì. E grazie. Prendiamo tutti quanti i forzieri. Soldi? Ovviamente. Ovviamente. Ti pareva che non apparivano dei nemici adesso. Dai, scongelati tu per favore. Ehi. Allora, facciamo così. Così combattiamo in un bel po' di persone. Madonna mia, sto falcione qui
Le ha devastate. Ah, giusto. Tu vai qui. Come desideri. E quello che desidero è che tu stia lì. Quindi prendiamo un altro forziere. Soldi. Ovviamente. Nemici che appaiono. Sì. Vieni qua. E dalla polvere mi servirai per sempre. Dio mio, che male. Ce n'è ancora uno? Non c'è più. Ora, rimettiti qui, per favore. Come desideri. Tranquillo che tra poco ti scongelo di nuovo, perché arriverà sicuramente qualcuno. È una falce viola quella? Non lo so, ma quello è un nemico grosso. No, ho visto qualcosa di viola, ma non era una falce, era il falcione oscuro del gelo. Va bene. Falcione oscuro del gelo che non mi dà tanta energia, però è abbastanza insieme a questo. Ecco fatto. Danni 467, minchia, bel bonus. E aumentiamo la probabilità di colpo critico. Quindi ora tu combatti per me. Madonna mia, aspetta un attimo. Ecco fatto. Dove sei? Che non ti vedo. Non vedo. Madonna mia. Sto lancione qui perfora anche gli scudi. Questo vuol dire che finalmente possiamo risalire di nuovo di sopra. E questo vuol dire che finalmente possiamo salire al quarto piano. Ora, sincero, non mi ricordo da che parte sono arrivato, da questa perché è illuminata. Quindi vediamo che cosa si nasconde qua dietro. Altri nemici, perfetto. Sai che novità. Aspetta che arrivo. Madonna mia. Un colpo caricato della lancia fa una marea di danno. Vabbè, io intanto mi prendo questo. Vediamo che cosa c'è. Una falce. Non lo so, ma era verde. Sono contento uguale. Direi che possiamo tornare indietro. Devo già tornare dal re o devo già cercarne un altro? No, credo che già devo andare a cercare l'altro.